Abbiamo trovato la vita. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Benediciamo il Signore per il dono della Sua parola che anche oggi possiamo ascoltare e pregare. Accogliamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, dal 35 al 42. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Amen. Cari amici, continuiamo il capitolo primo di Giovanni e vediamo la continuazione di ciò che ieri abbiamo ascoltato. Oggi, per la seconda volta, qui si dice il giorno successivo, Giovanni il Battista vede Gesù che passa dove lui sta battezzando e dice: «Ecco l'agnello di Dio». Sapete che pochi sanno che per ben due volte Giovanni il Battista fa questa proclamazione e indica Gesù l'agnello di Dio. Non è solo una volta, per ben due volte. La prima volta quando lo accoglie, lo abbiamo visto ieri, e la seconda volta quando ai propri discepoli dice: «Ecco l'agnello di Dio». Quindi Giovanni ha piena coscienza di chi è Gesù, che è il Christos, è l'unto di Dio, è il Messia. E i discepoli accolgono, ascoltano Giovanni, il loro maestro, e seguono Gesù. Gesù si volta e dice loro: «Che cosa state cercando? Perché mi seguite? Che cosa volete da me? Che cosa credete di trovare seguendo me?» E loro rispondono: «Vogliamo sapere dove abiti, maestro. Vogliamo venire dove tu sei». Loro lo seguono perché Gesù dice: «Venite e vedrete», e fanno esperienza di Gesù. Ecco che la testimonianza che poi daranno, in particolar modo Andrea, a suo fratello Simone: «Abbiamo trovato il Messia. Abbiamo incontrato l'agnello di Dio. Abbiamo trovato Gesù, Yeshua. Abbiamo trovato il tesoro della nostra vita. Abbiamo trovato la vita vera, la vita nella pienezza. Abbiamo trovato la soluzione di tutti i nostri problemi». Fratelli e sorelle, oggi questi discepoli primi di Gesù ci insegnano a testimoniare, ad essere dei cristiani che dovunque vanno portano con sé il profumo di Cristo. Amen. La gioia del Vangelo. Dove c'è musoneria, tristezza, rabbia, ira, disprezzo, giudizio, accusa, rivalità, eccetera, eccetera, il cristiano porta amore, pace, gioia, perdono, benevolenza, mansuetudine, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Guardate che sto parlando dei frutti dello Spirito contenuti in Galati 5 e le opere della carne, sempre in Galati 5. Troviamo anche in Romani 8. Fratelli e sorelle, quante volte noi
Come cristiani non siamo di esempio. Ci arrabbiamo, giudichiamo, condanniamo, mettiamo il nostro io prima degli altri, prima di Dio stesso. Questi discepoli ci insegnano ad essere testimoni. Gesù è il mio tesoro, Gesù è la mia vita, Gesù è la mia gioia, è la mia forza, il mio coraggio, la mia pace. Quando, soprattutto nei momenti di sventura, soprattutto nella prova, nella tribolazione, nell'angoscia, negli affanni, nelle malattie. Ma noi crediamo poco alla testimonianza da dare. In greco è martiria, testimonianza. E il testimone è il martire, cioè colui che con la propria vita indica agli altri Gesù. Allora invochiamo lo Spirito Santo per avere questa forza che avevano i primi discepoli, di annunciare con tutte le forze e con la propria vita che abbiamo trovato in Gesù, il Messia, il nostro Salvatore. Vieni Spirito Santo, noi ti invochiamo oggi. Io ti voglio invocare nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia casa, perché io possa essere un testimone gioioso della tua presenza, della tua venuta. Spirito Santo, toccami, ungi le mie labbra, le mie parole, perché io possa portare gloria a te, rendere gloria a Dio attraverso le mie stesse parole che diranno ciò che Lui ha fatto nella mia vita e che farà in questo nuovo anno. Spirito Santo, donami la gioia di essere salvato e di proclamare che solo in Gesù ho trovato la mia vita. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, lo slogan è un invito a testimoniare. Abbiamo trovato la vita. Gesù è la vita, la via e la verità. Buon annuncio a tutti voi e un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi amici, volete sperimentare la potenza di Dio che libera e guarisce il vostro cuore? Vi invitiamo ad una giornata di guarigione interiore, dove Dio libererà il tuo cuore oppresso, scoraggiato, indurito e porterà la libertà. Domenica 14 gennaio a Torino e domenica 4 febbraio a Strona. Salve.